GF VIP 7, Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisi si baciano per Antonella Fiordelisi e scoppia in lacrime, mi vede che sto così gode. Momento teso per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La storia fra i Donnalisi sembrerebbe essere giunta, ancora una volta, al capolinea dopo numerose liti. Già un episodio di ieri pomeriggio aveva indispettito l'influencer, la Vippona. Mentre stavano tutti in salotto, avrebbe notato le ciabatte di Nicole in curvaia ai piedi di Edoardo, andando su tutte le furie. Ma non ti vergogni? Che ti sei sempre lamentato che io chiedevo le camicie e tu hai la ciabatta di Nicole apposta? Con cui hai avuto una storia. Ma non ti vergogni? Lo fa apposta. Antonella si è poi sfogata con il resto degli inquilini della casa del GF VIP. Si è sempre lamentato delle camicie, e ora si mette le ciabatte di Nicola, ma stiamo scherzando qua? Io ho messo una camicia di Antonino e lui me lo fa apposta che si mette la ciabatta di Nicola. Mi è rotto. Io davvero non voglio festeggiare il Capodanno. Perché se io devo fingere di stare bene a Capodanno perché stiamo facendo una festa? Non ce la faccio. Non sa che dire purtroppo perché lo sa che ha ragione. Io non posso chiedere la camicia quando ne ho bisogno ad Antonino perché ho freddo e lui si può mettere le ciabatte con il pelo che ha quella. Lo hanno notato tutti che non se ne frega più di me come prima. Io non posso stare con uno che mi tratta così. Non me ne frega nulla dei Donnalisi. Se io non sto bene e mi tratta male, io non ci devo stare per forza. Apposta o non apposta è il gesto. Io sto attenta su tutto, mi devo fare problemi su tutto e lui no. Può fare quello che vuole. Mi conosco, ormai non è più il mio fidanzato. Se sto male è perché ho capito che non è più come prima. Se si avvicina solo alle 4 di notte per farmi le coccole, lo mando a quel paese. Più tardi, mentre tutti gli altri vipponi festeggiavano il Capodanno, Antonella Fiordelisi si è isolata in preda allo sconforto ed è scoppiata a piangere. Nel frattempo, durante un gioco, Edoardo si è scambiato un bacio con Alberto De Pisis. Facendo peggiorare lo stato d'animo di Antonella, ormai inconsolabile.